Buon pomeriggio a tutti e benvenuti di nuovo al progetto per le competenze trasversali e per l'orientamento Il Museo a Scuola. Io mi presento nuovamente, sono Valentina Grasso e faccio parte del team del Sistema Museale di Ateneo. Oggi, 10 marzo, in collegamento con noi abbiamo la dottoressa Chiara Tarantino, che saluto, del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e il dottor Stefano Landucci, referente amministrativo della Gipsoteca di Arte Antica. Abbiamo sempre in collegamento con noi Damiano, Tommaso e Sara, che saluto anche loro e ringrazio per essere qui presenti, e del Liceo Scientifico Dini e del Liceo Scientifico Pesenti di Cascina. Dunque, l'approfondimento che seguiremo ha come titolo Arte greca, bellezza eroica e scandalosa. Quindi un argomento legato all'arte, all'archeologia e ovviamente alla Gipsoteca di Arte Antica della nostra università, di cui appunto Stefano Landucci farà una brevissima introduzione. Vi ricordo che alla fine della settimana, appunto, dai nostri ragazzi verranno nominati vincitori per l'ottenimento di un abbonamento annuale per famiglia presso l'Orto e Museo Botanico. La primazione, come vi è stato detto anche nei precedenti incontri, tiene conto delle domande che vengono poste ai nostri relatori durante l'intervento. Quindi ragazzi, se avete perplessità, curiosità, sempre pertinenti, mi raccomando, scriveteci pure. A questo punto io vi ringrazio e ovviamente prima di lasciare la parola, ringrazio sempre tutti, quindi i colleghi, i miei superiori, lo staff di Media Eventi, saluto anche la professoressa Donati, che è la direttrice scientifica della Gipsoteca di Arte Antica. E soprattutto ringrazio voi ascoltatori. In questi giorni ci sono arrivate diverse mail anche dalle docenti, dalle vostre docenti. Sappiamo appunto che siete in molti ad ascoltarci e questo ci fa veramente molto piacere. Tra l'altro anche Regione Toscana è stata, insomma, avvisata di questo evento, sa appunto che siete in molti a seguirci, quindi è molto contenta anche lei. Bene, a questo punto io do di nuovo la parola a Stefano e Chiara e vi ringrazio. Allora, buon pomeriggio a tutte e buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Valentina dell'introduzione fatta e diciamo che l'oretta e mezzo che staremo insieme la organizziamo in questo modo, nel senso che io partirò con una brevissima introduzione della Gipsoteca e delle cose che facciamo e che abbiamo fatto in questi ultimi anni, e poi passerò la parola alla mia collega Chiara Tarantino, che vi farà poi una specifica su un argomento che poi lei tratterà. Chiederei però all'inizio alla regia di poter mandare un piccolo filmato che fa entrare in qualche modo nella nostra realtà. È un po' un modo per immergerci immediatamente su quella che è la nostra Gipsoteca. Bene, questo era davvero un modo per iniziare a addentrarsi nel nostro mondo, questo mondo particolare che proverò in qualche modo a condividere con voi, a condividere nelle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni, nell'ultimo periodo. Ovviamente le cose sono un po' cambiate e sapete bene il perché. Allora io proietterò un po' di immagini su queste. Dirò alcune cose prima di lasciare la parola a Chiara.
Oggi siete, se non sbaglio, all'ottavo incontro del il museo a scuola, quindi l'ottavo incontro con l'Università di Pisa e con i suoi musei. Noi siamo una realtà che dal 2013 in qualche modo si è aperta al pubblico e che negli ultimi anni ha in modo particolare sviluppato le sue attività. Ok. Vi parlo un po' dell'organizzazione. Noi abbiamo appunto il museo afferisce al sistema museale Ateneo, è curato e gestito insieme a Civiltà e Forme del Sapere, il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e insieme a noi c'è un supporto di personale esterno. Il direttore, la direttrice in questo caso, lo accennava anche Valentina prima, è la professoressa Donati, mentre la Chiara Tarantino è la curatrice, anche lei appunto del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, è la curatrice del museo stesso. Il sottoscritto appunto Stefano Landucci è referente dei servizi logistici e organizzativi e io faccio parte del sistema museale di Ateneo. Sistema museale di Ateneo che insieme a me di fatto gestisce la parte amministrativa del museo stesso. All'interno del museo noi facciamo anche un'attività appunto educativa che gestiamo direttamente anche con una persona che collabora con noi, con la dottoressa Lemmi, che è Francesca, che ha anche curato il video che avevo appena trasmesso. Insieme a lei mi occupo della comunicazione attraverso due realtà che noi abbiamo messo su e sono appunto il sito istituzionale della Gipsoteca, nonché una pagina Facebook che da diversi anni informa su quelle che sono le attività della Gipsoteca stessa. L'idea è ovviamente anche per venire incontro a quello che è anche un pubblico giovane come siete voi, in futuro di poter pensare anche a altri strumenti di comunicazione, perché no, anche Instagram, che per voi è oggettivamente forse il canale preferenziale. L'accoglienza quindi al museo viene fatta da personale di una cooperativa esterna che fa attività anche di portiriato. Gli obiettivi della nostra attività sono quelli legati ovviamente a un lavoro di supporto alla ricerca e alla didattica universitaria, ma questo non può essere l'unico nostro modo di relazionarsi con il pubblico. Quella che è per noi la trasmissione della conoscenza del passato, quindi attraverso le opere che sono presenti nella nostra gipsoteca, uniscono, si mescolano in qualche modo con quella che è la realtà del presente. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di valorizzare quelli che sono i beni culturali presenti dentro la gipsoteca, ma cerchiamo di farlo attraverso iniziative che tendono a sviluppare completamente, il più possibile, o perlomeno quello che è il nostro tentativo, tutta l'attività culturale a tutto tondo della comunità locale, in senso ampio, e poi vi farò vedere anche perché, con relazioni che vanno da rapporti consolidati ormai con associazioni specifiche sulla didattica archeologica in qualche modo, quindi Archeoclub per esempio, ma insieme a questa anche realtà svariate, sia quelle dell'associazionismo studentesco, ma anche attività di cultura in generale che vengono promosse da associazioni presenti sul territorio locale. E lo facciamo anche con un'attenzione che per noi, specialmente negli ultimi tempi, si è sviluppata molto, con quell'attenzione al dialogo interculturale e all'inclusione sociale che per noi diventano e sono diventate sempre di più nel tempo patrimonio di tutta l'attività della Gipsoteca. Allora, quello che noi proviamo a fare è proprio questo: tutte le azioni nostre devono avere un filo conduttore che ha come obiettivo quello di rendere le varie cose che vi ho appena detto in un'armonia e in un rapporto unico il più possibile per quello che è la rappresentazione di un'idea anche di cultura che vuole essere a 360 gradi.
Il museo quindi cosa fa? Organizza attività culturali ed educative, quindi nella immagine che vedete sono presenti appunto alcune attività che abbiamo fatto con i ragazzi e con i bambini in questo caso, che hanno l'obiettivo ben preciso di essere dallo stesso tempo specialistiche, ma anche divulgative, quindi non rimanere in una dimensione prettamente accademica, ma andare in qualche modo oltre per coinvolgere un pubblico che è anche ovviamente meno di addetti ai lavori. Per cui alterniamo, proviamo, ecco, quindi a alternare quelle che sono quella che è una dimensione più specifica, quindi specialistica, anche attività più divulgative. Lo facciamo sia con le attività, diciamo, più genericamente culturali che con quelle più educative che portiamo avanti appunto nelle scuole di ogni ordine e grado, perché poi da noi vengono i ragazzini e i bambini delle scuole elementari fino ai ragazzi appunto delle scuole superiori. Lo facciamo appunto in questo modo con percorsi educativi, ma anche con conferenze, workshop, convegni, lezioni, mostre, concerti, letture e tante altre cose. Il museo fa tutto questo ovviamente in collaborazione con tutti i dipartimenti, perché lo fa in maniera privilegiata sicuramente col Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, da cui appunto poi arriva un po' tutta la nostra storia in qualche modo, ma anche con gli altri dipartimenti dell'università, che spesso usufruiscono anche di questo luogo per approfondire le loro tematiche attraverso appunto seminari e workshop direttamente gestiti dai vari dipartimenti. Lo facciamo anche in collaborazione con altri atenei, ma lo facciamo soprattutto col mondo, lo dicevo prima, dell'associazionismo locale, partendo anche da quella che è la realtà degli studenti, perché noi abbiamo nella nostra università diverse associazioni studentesche che qui da noi hanno fatto diverse rappresentazioni anche teatrali, per esempio, sfruttando quello che è un ambiente, direi, particolarmente bello, dove poter fare anche appunto opere teatrali. E questo lo facciamo anche per realtà che sono anche oltre la dimensione prettamente locale, perché abbiamo avuto incontri della comunità spagnola, per esempio, della comunità iraniana, non solo presenti sul territorio specifico di Pisa, ma anche su tutto il territorio dell'Italia centrale. Ecco che allora quello che andiamo a fare come museo è davvero partecipare in modo molto ampio a varie manifestazioni e attività di tutti i tipi e a livello nazionale e anche internazionale. Il museo quindi offre questa possibilità e ha la volontà forte, ecco, di essere un polo di produzione e diffusione culturale, per cui l'idea è di essere un punto di riferimento altamente significativo sul nostro territorio per la comunità. Lo abbiamo fatto, e anche qui potete vedere delle foto, anche in un modo particolare, se volete, anche un po' che esce dai canoni in cui uno può immaginare un museo come la Gipsoteca. E in queste foto vedete addirittura appunto la presenza di persone che sono state qui da noi a mangiare anche addirittura c'è stato all'interno di un percorso che è il Nessià, che tutti gli anni viene fatto da noi, c'è stata anche proprio una serata dove c'erano dei cuochi che facevano direttamente qua da noi una serata a tema. Ma abbiamo appunto, nelle foto lo vedete, anche persone che vengono a presentare i loro libri, aspetti teatrali, ecco, nelle foto potete immaginarvi tutte le varie attività che noi facciamo. E questo lo facciamo in modo altamente significativo dal 2015. Io sono qua come referente organizzativo dal 2016, ma già dal 2015 era iniziato un percorso di apertura e di presenza, non solo di visita, ma anche con attività culturali, come dicevo prima, che negli anni è diventato particolarmente importante. Quindi noi, da un'apertura formale del 2013, dal 2015 in poi, lo vedete anche nel grafico, abbiamo aumentato sensibilmente la presenza annuale dei visitatori appunto a tutto tondo.
Ovviamente vedete solo fino al 2019 perché il 2020 è stato un anno particolare, appunto i primi 2 mesi sono andati in continuità con quello che è stato l'anno precedente, poi ovviamente l'emergenza pandemica in cui siamo purtroppo tuttora presenti ci ha comportato la chiusura del museo e ad oggi ovviamente questo museo è ancora chiuso. E nel 2020 le aperture sono state molto limitate nei periodi un po' estivi fino a metà ottobre, però poi ovviamente la situazione è dovuta ritornare appunto a una chiusura per le problematiche che sono di nuovo riemerse. Concludo con un po' di immagini esplicative di quello che è l'attività. Vi faccio vedere appunto che oltre alla mostra permanente appunto delle statue potete trovare delle mostre temporanee. Per cui esistono esposizioni temporanee tematiche che vengono appunto individuate da me e da Chiara in modo particolare a seconda appunto delle proposte che ci sono, che ci arrivano anche appunto dalla comunità locale, non solo locale. Qui potete vedere Sacred, che è una mostra che è stata fatta nel 2019 e che ha visto in qualche modo rivisitata quella che erano le opere presenti nella nostra gipsoteca in un modo particolare da Andrea De Ranieri, che era l'autore appunto di queste opere che vedete. Altre piccole specifiche sono appunto le conferenze e i seminari che hanno una loro base predominante proprio nell'attività del Dipartimento di civiltà e forme del sapere, perché appunto la gipsoteca fa riferimento esplicitamente a quel dipartimento. Come vedete, in modo particolare nell'ultimo poster a destra, i giovedì in gipsoteca, perché ogni primo giovedì del mese veniva fatto e viene fatto tuttora in remoto, ovviamente. Un incontro promosso appunto dal corso di laurea in scienze dei beni culturali che prevedeva appunto la partecipazione di un docente, quasi sempre del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, attraverso appunto la conferenza che veniva fatta il primo giovedì di ogni mese. Questo è già 2 anni, con questo terzo anno che è il primo anno che ovviamente viene fatto in remoto. Ma non ci siamo fermati ovviamente a quella che è la realtà specifica del Dipartimento e come vedete andiamo anche oltre, vi faccio anche in questo caso 3 esempi, in modo particolare noi abbiamo collaborazioni di ogni tipo, una collaborazione stretta che abbiamo è con la libreria Ghibellina e nel post anche qui che vedete a destra l'incontro con uno degli autori e pisani più importanti, che appunto è Marco Malvaldi. Ma sono tantissime presentazioni che sia la libreria ha promosso, ma anche altre realtà hanno promosso nella nostra gipsoteca, così come attività veramente col mondo associativo locale, e vedete anche nel post centrale un incontro fatto dall'associazione Anima Mundi, che è una casa editrice e un'associazione che praticamente è pugliese, quindi va oltre la nostra regione. Un altro aspetto molto bello che a me mi piace sottolineare e che vi ho voluto evidenziare sono le attività musicali che vengono svolte nella nostra gipsoteca. In modo particolare, questo che ho a che fare con gli studenti, mi piace ricordare i concerti che da 2 anni il liceo Carducci svolge nella nostra gipsoteca. E è una cosa bella perché appunto mettiamo a disposizione della scuola un luogo bello per far esprimere gli studenti come voi della vostra età. E questo secondo me è veramente una bella cosa che da 2 anni viene fatta in questo luogo. Come il salotto musicale, che è ormai tradizione, ormai davvero che nasce di fatto con l'esposizione pubblica della gipsoteca,
In modo particolare, colgo anche l'occasione di ringraziare della sua attività Anna Olivieri, perché Anna in questi anni ha veramente sposato la causa della gipsoteca e con la sua associazione, Chi vuole essere lieto sia, tutti gli anni ci regala veramente dei bellissimi concerti. Le attività culturali, come dicevo, sono molto significative perché un esempio veramente bello, una serata veramente bella è stata quella del Newroz fatta con la comunità persiana, quindi sposando in qualche modo la loro causa attraverso la manifestazione del loro Capodanno. E in quel caso ci fu veramente un momento di festa molto bello, con musica, danze. E tutto il resto. Torno indietro, concludo veramente per farvi l'ultimo post che vi mostro, è per farvi vedere che esistono appunto queste realtà di ampio respiro anche di livello nazionale e internazionale, come il Nessia, che ogni anno nel periodo autunnale svolge i suoi incontri, alcuni anche nella nostra gipsoteca, e quindi è un'attività appunto di carattere nazionale che noi abbiamo l'onore anche di ospitare nella nostra struttura. Ecco, io mi fermerei qua e lascerei la parola a Chiara, se poi ci sono domande, ora o dopo sono a vostra disposizione. Grazie Stefano. Ciao a tutti, non so se ci sono domande adesso per Stefano. Stefano è sempre qui, ma insomma si è spostato, così manteniamo le distanze. Allora, io prima di parlarvi dell'approfondimento che abbiamo scelto, vi spiegherò qualcosa di più sul museo, molto brevemente, nel senso che Stefano vi ha raccontato quello che facciamo, io vi dirò in concreto quali sono le collezioni del museo e perché si chiama Gipsoteca di Arte Antica. E se Antonella vuole nel frattempo passare in sottofondo il video, i ragazzi possono vedere mentre io racconto un po' di immagini del museo. Chiara, non ti sentiamo, credo che hai il muto. Mi sentite? Non so perché era Ora sì, muto. Chiara, Non ora ti avete sentito sentiamo. niente? No. Oh, mamma, avevo fatto un discorso bellissimo. Allora, No, vai. proverò a Ok. sintetizzarlo. Perfetto. Ok. Dunque, vi dicevo che la gipsoteca. Allora, puoi rimettere. Ok, potete rimettere anche la mia faccia, che è meno bella di quella delle statue. Scusate. Allora, dunque, io stavo dicendo che la Gipsoteca di Arte Antica è un museo archeologico, un museo che nasce come museo non da moltissimi anni, però come museo aperto al pubblico, quindi aperto a tutti. Però la sua tradizione è molto lontana nel tempo, perché ospita, nasce da tre collezioni che sono collezioni archeologiche nate alla fine dell'Ottocento, quando l'archeologia diventa una materia di insegnamento universitario a sé stante. Quindi i docenti di archeologia si rendono conto, cosa che sappiamo bene
noi stessi anche oggi, che è importante nella pratica dell'archeologia, come in tante altre materie, vedere dal vero e anche poter toccare i reperti, eccetera. Quindi mettono insieme queste collezioni di diverso tipo, collezioni preistoriche che mettono insieme raccogliendo nell'ambito delle loro attività di scavo i reperti che ritenevano più interessanti, la collezione dell'antiquarium di archeologia classica che serviva prevalentemente per mostrare agli studenti le diverse tipologie di ceramica del mondo antico naturalmente, e la collezione più grande e più importante, che è quella che dà il nome al museo, Gipsoteca. La Gipsoteca è una collezione di calchi in gesso che rappresentano, nel nostro caso, alcune tra le più famose statue del mondo greco prevalentemente, però abbiamo anche qualcosa, in particolare ritratti di produzione romana, e anche alcune riproduzioni etrusche. Quindi questo per darvi un'idea di quello che è il museo. E l'approfondimento che io ho scelto per voi è proprio ispirato alla nostra collezione. Ora, quello che vedrete nel PowerPoint che ho preparato non sono immagini e fotografie prese dalla Gipsoteca, ma molte delle opere di cui io vi parlerò sono opere che abbiamo in copia anche in Gipsoteca. Quindi, prima di tutto vi chiedo se avete delle domande a proposito di quello che abbiamo detto io e Stefano. Allora, direi di procedere con l'approfondimento. Se avete necessità potete anche interrompermi, sia per in caso che qualcosa non sia chiaro, ma anche se semplicemente avete delle curiosità, o se volete anche soltanto esprimere il vostro punto di vista, magari un punto di vista diverso da quello che vi propongo io. Allora, l'approfondimento che ho scelto si chiama Arte greca, bellezza eroica e scandalosa. Tanto per cominciare, questo termine scandalosa è ambivalente, perché vuol dire, da un lato, qualcosa che è stato scandaloso fin dal momento in cui è stato concepito, però allo stesso tempo ci invita a riflettere sull'idea che abbiamo noi di questo concetto, e quindi magari opere che al momento della loro creazione erano assolutamente normali nel modo di essere presentate, in tante epoche della nostra storia e in alcuni casi ancora oggi possono destare scandalo. Un po' ci si ricollega anche a un discorso che poi, se volete, che avevamo affrontato anche nel backstage insieme ai nostri colleghi, poi se alla fine, se hanno coraggio i nostri colleghi, ne riparliamo. Tanto per cominciare, questo intervento non vuole essere solamente un trasferimento di nozioni da me a voi, tutt'altro, ma quello che cercherò di fare è farvi capire, perché ci credo profondamente, che i musei di arte antica ancora oggi abbiano non solo senso di esistere e di essere valorizzati, ma anche ci possano dare molto, perché in un museo di arte antica noi possiamo esercitare gli occhi, il cuore e la mente, possiamo imparare ad osservare, a riflettere di conseguenza, possiamo confrontarci con noi stessi e con gli altri, possiamo imparare davvero, siamo spinti a pensare fuori dagli schemi e abbandonare i luoghi comuni, e alla fine possiamo da un lato arricchirci e lasciarci ispirare, dall'altro anche semplicemente godere di qualcosa di bello e di appassionante, quindi ci può permettere semplicemente di fantasticare. Partiamo da una premessa. Cosa si dice di solito della scultura greca? Io l'ho sentito dire tante volte e vi dico la verità, quando facevo le superiori anch'io avevo un po' questa visione. Ovvero, quando pensiamo alla scultura greca classica, pensiamo a una bellezza composta, eterea, misurata, immacolata, priva di sentimenti, o almeno di sentimenti forti e di passioni.
Pensiamo in genere a un impegno da parte dell'artista che è circoscritto al miglioramento della tecnica, una tecnica che è volta alla pedisse, qua non ho usato questo termine a caso perché molto spesso si esaspera il fatto che la tecnica fosse fondamentale nell'arte, e certo lo era come lo è, ma non era quella la finalità, e che si cercasse solamente un'imitazione della natura, un po' un'imitazione fino a se stessa, asettica, per dimostrare che si aveva la capacità di farlo. Natura intesa come ciò che è visibile. E io ho scelto questa statua per cominciare a introdurre e a sfatare qualche luogo comune, che è una statua che a me piace moltissimo, e è il cosiddetto Pugile Riposo, è una statua greca, in metallo, come vedete non ce ne sono rimaste tantissime statue greche originali e in metallo, quindi questa è un'opera molto interessante. E già guardando questa persona, perché quella che abbiamo davanti non sembra nemmeno, ora è a grandezza naturale, tra l'altro non so se qualcuno di voi l'ha vista, è esposta al museo di Palazzo Massimo, entrando nella sala in cui ci sono solamente questa statua ed un'altra, sembra di trovarsi di fronte a una persona. Una persona che sta lì seduta, è stanco, ha fatto il suo dovere, in questo caso un pugile, che è un pugile, noi lo capiamo da queste fasce che praticamente erano l'equivalente dei nostri guantoni, ed è una persona stanca, una persona vera, ora non si nota da questa fotografia, però avvicinandosi alla statua si può vedere, per esempio, che è molto segnato, che ha le orecchie un po' mangiate, perché quando lottavano tante volte si mordevano le orecchie, per esempio, ha il naso, come vedete, molto gonfio, come se avesse ricevuto recentemente dei colpi, e poi anche le ferite, che sono ben visibili, e dalle ferite stilla ancora il sangue. E tutto questo, come vi dicevo, quindi questo è un primo esempio per capire che questi luoghi comuni sono molto lontani dal vero. Infatti, fin dalle sue origini, la scultura greca ha rappresentato prima di tutto dei sentimenti e delle passioni, sia personali che collettive. Collettive possiamo intendere dei valori e degli ideali. Nei secoli c'è stato indubbiamente un miglioramento delle capacità tecniche, questo è ovvio, questo ha ampliato le possibilità espressive, ma non necessariamente nell'ottica di un maggiore realismo. L'idea che l'arte greca abbia vissuto, poi questo è un altro luogo comune, una parabola qualitativa strettamente legata alle capacità tecniche deriva in realtà solamente dalla lettura acritica delle fonti letterarie antiche che ci sono rimaste, primi fra tutti Plinio il Vecchio. Ora, io ho buttato lì questo argomento, un argomento che meriterebbe un approfondimento che ritengo anche interessante. Non mi soffermo adesso perché non vorrei che cominciare a parlare per mezz'ora solo di questo. Magari se qualcuno di voi, se siete interessati a sapere qualcosa di più, tenetevi da parte la domanda e la ritiriamo fuori alla fine. E detto questo, una cosa molto importante quindi è che la comprensione del passato e quindi anche dell'arte antica può derivare solamente dall'analisi e dalla comparazione di fonti diverse, e intendo fonti letterarie, quindi che ne so, poemi, trattati filosofici, trattati naturalistici, eccetera, da fonti artistiche, storiche, quindi documenti, archeologiche. Si deve partire dall'osservazione dell'oggetto e poi bisogna contestualizzarlo nel suo tempo. Partiamo quindi ora con un breve excursus di, diciamo, non solo statue specifiche, ma anche tipi di statua che possono guidarci nella nostra riflessione. Partiamo con i cosiddetti chiuroi e le corai, che dal greco vuol dire semplicemente ragazzi e ragazze. Nella seconda metà del VII secolo, i greci iniziarono a realizzare le prime sculture in marmo a grandezza naturale o addirittura maggiore dal vero. E i due tipi più importanti, i due tipi principali più diffusi erano proprio questi, i chiuroi e le corai. Qui ne vedete due proprio fotografati accanto, questi sono a grandezza naturale nel Museo Nazionale Archeologico di Atene.
Queste figure erano prodotte in diversi materiali e dimensioni, e questo ci interessa per la questione della tecnica. Nella fotografia a destra e in basso vedete quella che è il dettaglio di una vetrina all'interno del Museo di Atene, quindi le statuette lì dentro erano alte pochi centimetri, oppure potevano raggiungere dimensioni mastodontiche, quella che vedete lì accanto con un modello obbligato a fare da metro accanto alla statua, raggiunge quasi i 3 metri. Quindi questo già ci fa riflettere sul fatto che sicuramente la tecnica in questo momento condiziona tantissimo la capacità di espressione, però questo è vero per le statue di grandi dimensioni, non possiamo considerare la stessa cosa per le statue piccole, eppure anche queste statuette piccole riproducono lo stesso modello di quelle grandi. Perché? Ne parleremo dopo, cioè ci arriveremo insieme. Una particolarità di queste sculture e di molte sculture nel VII e VI secolo a.C., il cosiddetto sorriso arcaico, che è il sorriso che vedete rappresentato bene in questa immagine che ho scelto, arcaico perché è caratteristico dell'arte del periodo arcaico. Secondo alcuni studiosi si tratta di una convenzione adottata dagli artisti per risolvere il problema dell'effetto tridimensionale della bocca, quindi anche in questo caso una riflessione tecnica. Però in realtà ci sono altre interpretazioni, ovvero, e sono secondo me tutte e tre, in particolare queste due, più convincenti che non la prima. Ovvero il sorriso esprimerebbe uno stato di serenità e armonia interiore. Questo sorriso era utilizzato per le divinità, nel caso delle divinità rappresentava il fatto che fossero appagate, erano degli esseri perfetti, che avevano una vita perfetta, quindi superiore a tutti gli altri, a tutto il resto, di conseguenza sereni e sorridenti. Lo stesso sorriso veniva utilizzato per le statue degli offerenti o delle donne offerenti, spesso erano delle donne in questo periodo a offrire offrire oggetti agli dèi, dei voti agli dèi, e infine, soprattutto, veniva utilizzato per rappresentare i giovani aristocratici, i chiuroi, defunti, perché poi vi spiegherò perché defunti, e rappresentava in questo caso la calma dell'eroe che dopo aver vissuto la propria vita in modo pieno e coraggioso, dopo la morte raggiunge la serenità. Secondo altri, e anche questo è interessante, può essere interpretata come un segnale rivolto allo spettatore, al passante, per suggerire proprio una disponibilità e capacità di comunicazione, nel senso che chi vedeva la statua capiva che il personaggio rappresentato possedeva quelle virtù che vanno sotto il nome di charis, di grazia, erano un po' tutte le virtù a cui vi ho accennato poco fa. I chiuroi rappresentano la trasposizione figurativa più diffusa dell'ideale arcaico dell'élite. La società greca in questo periodo era molto concentrata sui giovani e sul futuro. Per questo le loro statue venivano considerate un dono eccezionale da offrire agli dèi, oppure molto frequentemente erano utilizzate come lapidi per indicare le tombe. Per compiere gesta gloriose, questi giovani avevano bisogno di che cosa? Di molte abilità, di virtù, abilità fisiche, costanza e intelligenza. E tutte queste virtù, secondo i greci, si riflettevano nell'aspetto fisico. Attraverso le statue, quindi, loro celebravano quelle che erano le migliori qualità di un'immagine collettiva di uomo. E quindi questo è il motivo per cui nei maschi si esaltava il corpo nudo. Quindi perché queste statue erano rappresentate nude, cose che magari a noi non dico che ci scandalizzi, però in alcuni contesti, in alcune società, anche oggi l'immagine della statua dell'uomo nudo può scandalizzare. In realtà era una cosa assolutamente normale, che aveva un significato morale. In poche parole, la nudità era un elemento chiave per evidenziare un messaggio. All'interno dell'elite greca bisogna capire infatti che c'era una perenne tensione verso la supremazia, e questa supremazia veniva dimostrata in azioni di guerra, atletiche o di caccia, e tutti questi tre contesti erano collegati,
perché erano contesti comunque collegati, dicevo, all'aristocrazia. Quindi venivano rappresentati dopo la morte questi giovani, venivano rappresentati in questo modo, e sembra una bellezza quindi molto composta. Abbiamo detto, ma dove sta la passione? La passione sta nel fatto che in realtà questa rappresentazione, per chi la vedeva, presupponeva tutto un certo contesto, che è quello che vi ho raccontato, e allo stesso tempo di solito erano, come oggi, naturale, associate alla tomba, oltre a quella che era appunto la statua che la identificava, anche un'iscrizione. E queste iscrizioni effettivamente sono molto toccanti, sono sempre semplici ma molto toccanti. Per esempio, questa è quella della statua di un ragazzo che si chiamava Croisos, che noi conosciamo il suo nome perché la sua lapide dice: «Fermati e compiangi il ricordo di Croisos, morto. Mentre combatteva nella prima fila, è stato ucciso da Ares furioso». Quindi, tanto per cominciare, la lapide si rivolge a tu per tu con la persona che passa. Io vi garantisco anche questo Kyros si trova nel Museo Nazionale di Atene. Io vi garantisco che passandogli davanti, conoscendo la statua e la lapide, non potreste fare a meno di fermarvi un attimo e pensare a questo ragazzo morto migliaia di anni fa. Quindi c'è questo rivolgersi direttamente al passante. In più, la lapide stessa ricorda quel mondo di cui vi parlavo, perché lui, il mondo di passioni, perché lui, la lapide ci racconta che questo ragazzo è morto mentre combatteva nella prima fila, vuol dire che era veramente una persona coraggiosa, eroica, e che è stato ucciso addirittura, questa naturalmente è una metafora, ma si dice non è che è stato ucciso da una persona qualsiasi, ma è stato ucciso dal dio della guerra in persona. E parliamo della posa. Ora vi ho fatto vedere questi ragazzi in questa posa, già vi ho fatto riflettere sulla questione della dimensione delle statue e quindi del collegamento alla tecnica. Un altro passaggio per farvi riflettere sul fatto che la posa sia non solo una questione tecnica, ma diventi una vera e propria scelta di stile, la potete avere da guardando questi tre esempi. Sono esempi di statue, due delle quali penso molto famose, che conosciate anche voi, di periodi diversi. Partiamo da sinistra nel 480 avanti Cristo, 450 circa e 440 circa, e come vedete il primo e il terzo, quindi il cosiddetto efebo di Critios e il doriforo di Policrito, avevano una posa che era simile a quella del Chiuroi, era leggermente diversa, un pochino più naturalistica, più morbida, però molto simile. Ma questo perché non erano capaci in quel periodo di farle altre pose? Come vedete dal discobolo, che è addirittura precedente al doriforo, erano capaci di fare ben altro. Però si sceglie quindi di mantenere questa posa proprio probabilmente con riferimento a questo mondo di valori e di ideali di cui abbiamo appena parlato. Quindi è una scelta stilistica. Veniamo ora alle fanciulle. Per gli uomini abbiamo visto che cosa si sottolineava, per le ragazze si esaltavano invece gli ornamenti, la ricchezza degli abiti, le forme del corpo che erano appena accennate al di sotto degli abiti, l'atteggiamento aggraziato, i capelli fluenti e il sorriso. Nelle statue gli abiti probabilmente sottolineavano l'abilità tecnica della fanciulla morta o offerente nella tessitura, e allo stesso tempo la dimostrazione di zelo che poleva nel suo lavoro al telaio, un lavoro che era molto importante all'epoca. L'uomo combatteva, ma la donna comunque governava la famiglia e quindi faceva la sua parte all'interno della comunità familiare, e uno di questi modi, dei modi che aveva, era quello appunto di tessere. Non è un caso che Penelope, la mitica Penelope, sia rappresentata proprio con questa metafora del tessere una tela che poi disfa continuamente. La core che ho scelto si chiama Frasiclea. Anche qui noi conosciamo il nome di questa, della ragazza a cui era dedicata la statua.
la sua lapide dice: la tomba di Frasicleia, quindi inizia in un modo diverso rispetto all'altro, sembra più freddo, ma dopo che cosa dice? Dopo diventa molto quasi commovente, diciamo, perché la ragazza parla in prima persona in questo caso e dice: vergine sarò sempre chiamata, invece del matrimonio questo è quello che gli dèi mi hanno riservato. E poi si conclude con il nome dell'artista che ha fatto la scultura, scusate, perché era un artista evidentemente molto conosciuto. Veniamo adesso a un altro tipo di bellezza, facciamo un salto nei secoli e vediamo come intorno al IV secolo avanti Cristo, almeno dal IV secolo avanti Cristo, diciamo, viene reinterpretata la bellezza eroica. Allora, intanto comunque vedete che si comincia, il titolo è I Galati sconfitti, quindi finora abbiamo parlato di ragazzi coraggiosi e vincenti, qui parliamo di sconfitti. E come esempio ho scelto il monumento di Attalo I a Pergamo. Il monumento fu eretto sulla cosiddetta terrazza di Atena, perché c'era il Tempio di Atena, qui vedete una ricostruzione dell'area sacra e anche la freccia che indica il luogo in cui si presuppone che fosse il monumento, anzi dove sappiamo perché è conservata la base. Viene realizzato nel 228 avanti Cristo circa per commemorare le vittorie di Attalo I, quindi anche in questo caso un monumento commemorativo. Portato a Roma dall'imperatore Nerone, finisce a decorare il Foro della Pace, che è uno dei fori imperiali nel cuore della città di Roma. Era una composizione molto complessa questa, che includeva, non è conservata in originale, ma includeva alcune statue che noi conosciamo attraverso copie. In particolare due sculture, uno è un gruppo scultoreo, il Galata morente, ed è una statua, e il Galata suicida, che sostiene la moglie morente, ed è un gruppo statuario. Allora qui vedete due foto, a sinistra il Galata suicida con la compagna, l'ho chiamata la moglie, comunque con la compagna, a destra vedete il Galata morente. Non a caso ho scelto una foto che ve lo mostra dalle spalle. E non a caso, se vedrete durante tutto il PowerPoint, cerco sempre di contestualizzare queste foto all'interno dei musei in cui sono esposte, proprio per farvi capire che anche gli allestimenti museali comunque sono qualcosa di molto affascinante. E del monumento originale, che era in bronzo, si conserva solamente la base conservata nella sua collocazione originale. Come vi dicevo, il monumento è conosciuto attraverso queste copie d'età romana, che appartenevano in origine, cioè nel periodo romano, alla medesima collezione, ma che quando, dopo il loro ritrovamento, sono state separate e sono finite in collezioni diverse, quindi in tempi moderni, in tempi più recenti, sono finite in collezioni diverse. E questo è il motivo per cui oggi le troviamo in due musei diversi. Palazzo Altemps per il suicida, i musei Capitolini per il Galata morente. Questo è un peccato perché non si perde completamente l'unitarietà della composizione. E se non consideriamo l'integrazione inserita in fase di restauro alla base del Galata morente, si può presumere che questo fosse originariamente collegato dietro al suicida. E in questo caso vedete il gruppo con il suicida e la compagna visto dalla parte posteriore. Ma chi erano questi Galati? Perché veniamo al tema principale, quindi alla questione dell'eroicità. Per chi erano questi Galati? I Galati erano una popolazione celtica che invase l'Asia Minore nel III secolo avanti Cristo. In diverse occasioni si scontrarono con i governanti dei regni ellenistici sorti dopo la morte di Alessandro Magno. Quindi in questi regni era costante per un certo periodo la pressione provocata dalle continue incursioni di questi, che erano poi dei barbari, li avrebbero chiamati barbari, li chiamavano barbari. E quindi queste continue invasioni, queste preoccupazioni portano in primo piano nell'arte di questo periodo, che viene chiamata arte ellenistica, proprio il tema dello scontro con i Galati. Questa corrente artistica
cambia, come anche intuite osservando queste le immagini che ho scelto, cambia il modo di avvicinarsi all'opera d'arte, perché coinvolge sia gli artisti che gli osservatori in un turbinio di passioni e molteplici punti di vista. Punti di vista sia a livello compositivo, e io vi ho fatto vedere queste statue viste da qualunque punto di vista, da dove le guardate, sono bellissime. Sembra che quello sia il punto di vista che era stato scelto come principale. In realtà non c'è un punto di vista principale, effettivamente. E anche a livello morale, però, si pone il tema dei punti di vista. Infatti, i Galati sconfitti, seppur barbari atroci, perché nel momento del combattimento, in una guerra, questi arrivavano e uccidevano chiunque in modo atroce, come facevano del resto gli altri, era una guerra. Quindi, seppur dei barbari atroci, sono rappresentati come dei combattenti epici, giovani, qui vedete un dettaglio del viso del suicida, e molto belli, colti in un momento che è un momento umano e straziante, perché è il momento della morte, non è il momento del combattimento eroico. Qui diventano eroi nella morte. Perché? Questo gruppo che cosa rappresenta? Il condottiero che ha portato alla rovina il suo popolo, stiamo andando alla fine, alla rovina, che cosa fa? Uccide se stesso e la moglie per evitare di essere preso e che lei venisse presa come schiava, e allo stesso tempo protegge con il corpo il Galata morente che è stato ferito e che alle sue spalle lui probabilmente cerca di fargli scudo. Queste composizioni quindi sono allo stesso tempo un monumento storico e un veicolo per trasmettere una nuova concezione della vita e dell'umanità, che era la concezione della filosofia stoica. Filosofia stoica che in quel periodo si diffonde ed ha molti seguaci, tra questi anche lo scultore, autore di una parte di questo gruppo statuario. Quindi l'opera d'arte in questo caso ha lo scopo di veicolare un messaggio trascinando l'osservatore nell'elaborazione di un difficile giudizio morale. Perché vittoria e sconfitta sono due facce della stessa medaglia ed è quindi impossibile celebrare i vincitori. Ricordiamo che questo è un movimento che celebra le vittorie di Attalo I, però celebra la vittoria mostrando la devastazione della guerra e mostrando la disperazione di chi la subisce. Veniamo adesso a un altro tipo di rappresentazione e di bellezza, e avviciniamoci alla rappresentazione di una bellezza scandalosa, anche se in realtà, come dicevamo, quelle che per noi sono quelle che abbiamo visto finora, che per noi sono rappresentazioni normali, non credo che qualcuno di noi si scandalizzi di fronte alle statue che abbiamo visto finora, seppur nude, però c'è ancora chi si scandalizza. Però questo caso che ho scelto adesso, però erano nate appunto non per scandalizzare. Anche questa Afrodite non era nata in realtà per scandalizzare, però la cosa curiosa, la storia bizzarra, è che invece quando viene fatta desta molto scandalo. E è una delle Afroditi ad opera dello scultore, del famoso scultore Prassitele. Prassitele che è il primo scultore, probabilmente, almeno per quanto ne sappiamo, a iniziare degli studi sulla sensualità del corpo femminile. E quindi che cosa fa? Realizza, scusate, mi ero un attimo distratta perché non vi vedevo e stavo guardando che ore erano, siamo in tempo, perché parlando senza vedere nessuno non mi rendevo conto. Quindi dicevamo che Prassitele inizia questi studi sul corpo femminile, siamo tra il 364 e il 361 a.C., e che cosa fa? Realizza due statue di Afrodite, che noi conosciamo come Afrodite di Cnido e Afrodite di Cos. Perché le conosciamo con questi nomi? Le conosciamo così perché in questo caso abbiamo una fonte
letteraria antica, Plinio. Prima io vi ho detto che spesso ci sono dei fraintendimenti sull'interpretazione dell'arte a causa dell'interpretazione di Plinio, ma non per colpa di Plinio stesso, ma per come noi lo interpretiamo. In realtà questo autore ci ha dato delle informazioni importantissime, strabilianti, oserei dire, sulla scultura antica. A proposito di Prassitele, ci racconta un aneddoto e parte descrivendo quella che secondo lui è una delle statue più belle. Superiore a qualsiasi cosa al mondo è la Venere, che molte persone sono andate a vedere a Cnido. Prassitele aveva realizzato due figure che mise in vendita insieme. Una di loro era drappeggiata e per questo fu preferita dalla gente di Kos. Essi la consideravano infatti l'unica dignitosa e decente. La statua che rifiutarono fu acquistata dal popolo di Cnido e ottenne una reputazione incommensurabilmente maggiore. Quindi questo aneddoto curioso, se vogliamo, ci mostra Prassitele che esegue sostanzialmente nello stesso periodo due statue di Afrodite. Una la fa nuda, la rappresenta nuda. L'altra la rappresenta parzialmente vestita. Il problema è che fino a quel momento Venere, una dea, non era mai stata rappresentata nuda. Quindi già questo per qualcuno, per esempio, dice Plinio, per la gente di Kos rappresentava qualcosa di inadeguato. Ma in realtà Prassitele si era posto il problema, probabilmente, perché la rappresenta comunque nuda, perché in realtà Afrodite, quando a un certo punto appare e come appare sotto forma, sotto le spalle di una donna, e in quel momento lei è nuda, quindi la rappresentazione di questa Afrodite nuda non è la rappresentazione della dea, ma è la rappresentazione del modo in cui la dea si fa vedere. Quindi in questo senso evidentemente Prassitele la considerava decente, voleva solamente rappresentare un episodio particolare in cui il mito di Venere era coinvolto. E la cosa bizzarra, appunto, è quello che è successo dopo, che la gente di Kos, il popolo di Kos ha preferito l'Afrodite, decente. A Cnido hanno comprato l'altra e poi quella di Cnido è diventata così famosa che già nel momento in cui scrive Plinio, che è il primo secolo d.C., tutti, da tutte le parti del mondo a loro conosciuto, andavano lì per vederla. E una cosa ancora più bizzarra in questa storia, perché dell'Afrodite, l'Afrodite di Cnido, anche in questo caso, non ci è arrivata in originale, ma noi la conosciamo attraverso diverse delle sue copie. Qui vedete due delle sue copie. Probabilmente la più vicina all'originale è la prima, è quella di sinistra. Sono due copie di epoca romana, entrambe esposte ai Musei Vaticani. E la conclusione bizzarra di questa storia è che dell'Afrodite di Kos addirittura non c'è arrivata, per quanto ne sappiamo, nessuna copia. Quindi l'unica cosa che sappiamo di questa scultura la ricaviamo dal brano di Plinio che abbiamo letto. E qui ci avviamo veramente alla conclusione. Questo è l'ultimo esempio. Abbiamo visto ora un autore, uno scultore, che rappresenta in modo scandaloso una dea, e ora invece vediamo un dio che si presenta a lui stesso volutamente, probabilmente, con aspetto scandaloso e poi viene rappresentato in diversi modi. Questa divinità è Dioniso. Per farvi capire come si presenta, come lui sceglie di presentarsi, vi leggo, vi cito un breve estratto da una tragedia intitolata Le Baccanti, una tragedia scritta da Euripide alla fine del V secolo. E c'è un dialogo, in questo dialogo abbiamo il re di Tebe, Penteo, che si trova davanti a Dioniso, non lo riconosce, ma lo schernisce. Non schernisce la persona che la schernisce proprio, schernisce proprio Dioniso, non sapendo poi di incontrarlo e di averlo davanti. E poi abbiamo Tiresia, l'indovino, che sa
che sta facendo un errore madornale, non vi dico come va a finire la tragedia, forse l'avrete letta, comunque non vi racconto il finale se volete leggerlo, ma non finisce molto bene. E Penteo che cosa dice parlando di Dioniso? A quello che mi dicono c'è qui uno straniero, quindi questa è la prima cosa che sottolineo, uno straniero ed è già qualcosa di negativo secondo lui. Giunto dalla terra di Lidia, un uomo esperto d'arti magiche e incantatore, e poi lo descrive con disprezzo. Ha i capelli biondi che gli scendono inanellati sulle spalle, stillanti profumi, e ha negli occhi lampi scuri del vino e le grazie languide di Afrodite. Quindi praticamente descrive quello che è un uomo molto bello, ma con un tipo di bellezza completamente diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, da quella che era la bellezza ideale arcaica dell'uomo combattente, quindi con la sua muscolatura che veniva sempre sottolineata anche quando lo si rappresentava nella scultura, per esempio. Invece qui proprio viene osservato che è languido come Afrodite, quindi come una divinità femminile. Però questo è il modo proprio in cui Dioniso sceglie di mostrarsi agli uomini. La conclusione... Tiresia l'avverta, appunto questo è quel che dice Penteo, una delle tante espressioni di Penteo, quello che gli ricorda Tiresia, povero te, non sai dove ti portano le tue parole, questa nuova divinità di cui tu ridi un giorno sarà grande nell'Ellade, più grande di quanto io non sappia dire. Quello che ho scelto, Dioniso viene rappresentato in tantissimi modi differenti, è una divinità non convenzionale, forse direi anzi anticonvenzionale, nella conclusione vi spiegherò il perché, che viene rappresentata in modi davvero completamente diversi, viene rappresentato come un bambino appena nato, viene rappresentato come lo vedete in questa fotografia, quindi è come lo descrive sostanzialmente Euripide nelle Baccanti, viene rappresentato come un uomo di una certa età e di aspetto anche abbastanza saggio, oppure addirittura come molto spesso, come un ubriaco che addirittura viene portato e viene sorretto quando va in giro da satiri o altri personaggi perché è talmente ubriaco che non si regge in piedi. Però questa è la rappresentazione che io ho scelto perché è una delle mie state preferite, effettivamente è veramente secondo me molto bella, è esposta al Museo Archeologico Nazionale di Venezia ed è una, in questo caso è una statua romana, di epoca romana, probabilmente una copia di una statua greca, forse ateniese, del secondo secolo avanti Cristo. E qui la vedete nel complesso, a sinistra abbiamo Dioniso, e a destra abbiamo un satiro che in questo caso non lo sorregge, si abbracciano, si guardano in un modo molto languido, la statua è davvero realistica seppur idealizzata, e perché Dioniso è una divinità non convenzionale, quindi probabilmente sceglie anche di mostrarsi agli uomini in modo così particolare senza aver paura di niente. Dioniso ha delle caratteristiche non convenzionali fin dalla sua nascita, prima di tutto perché non nasce da due dei. Lui è il figlio di Zeus, quindi del dio supremo, e di una donna, di una mortale, che si chiama Semele. Rivela la sua natura divina agli uomini solo in età adulta, quindi lui proprio torna a un certo punto nella terra di sua madre, che era Tebe, dopo che la madre era morta, perché la madre muore prima che lui nasca addirittura, e torna nella terra natale della madre, adulto, nelle sembianze che appunto ci ha descritto Euripide, e a quel punto si mostra, si manifesta alla popolazione e dice: guardate, io sono Dioniso, sono figlio di Zeus e Semele, sono una divinità. Il culto di Dioniso era un culto molto interessante, è stato anche questo spesso criticato e descritto solamente nei suoi aspetti peggiori, negli aspetti che potremmo definire anche squallidi tante volte, ma questo al solito, perché si è scelto di
puntare soltanto su qualcosa senza guardare nel complesso tutto il contesto. E Dioniso era tutt'altro che un semplice ubriacone, potremmo dire. Lo stesso vale per i suoi adepti e le sue adepte, che prevalentemente erano donne. Questa non era una cosa molto banale, perché in passato, appunto, nel mondo classico, nel mondo antico, la donna non era libera di esprimere, di partecipare ai riti come facevano gli uomini. Quindi il fatto che la donna avesse un ruolo importante nel culto di Dioniso, anche questo era qualcosa che spesso veniva travisato e mal giudicato. E il culto di Dioniso, però, vi dicevo, era tutt'altro, e si distingue tra le religioni antiche e moderne perché non detta regole rigide volte a limitare e a mortificare la natura umana, oppure a condizionare i comportamenti in un'ottica di controllo sociale. Cioè non dice che cosa devono fare i suoi adepti, non li vuole controllare. Ma Dioniso è un dio della natura, prima di tutto. Il vino, la vite, il vino è una parte di questo suo aspetto collegato alla natura. Lui è un dio della natura, è associato ai fiori, ai frutti, agli animali, sia domestici che selvatici, associato al vino. Tante volte lui stesso sappiamo che diventa vino e si offre ai suoi fedeli, oppure altre volte si trasforma in leone, leopardo, toro, capra o serpente. E soprattutto Dioniso è il dio della pace e della risoluzione dei conflitti. E in alcune delle sue rappresentazioni, appunto quelle che ci ricordano la versione dell'apparizione di Dioniso, poi questo tipo di rappresentazione piace moltissimo a partire dal periodo ellenistico in poi, quindi diciamo dalla fine del IV secolo in poi, in particolare si rappresenta così. Successivamente si indugia molto su questi aspetti sensuali, perché poi all'inizio venivano un po' castigati, come dire, non compresi o malinterpretati. A un certo punto ci si gioca moltissimo, invece, anche a quel punto dimenticando in ogni caso di tutto il contesto, ma puntando solamente sull'aspetto più erotico. E in queste rappresentazioni, come vedete, non ha niente da invidiare ad Afrodite. E siamo arrivati alle conclusioni che però, per quello che mi riguarda, sono la fine delle slide, la fine della mia chiacchierata, però non finiamo con una verità, ma finiamo con degli spunti di riflessione, ovvero punti di vista possibili. Attraverso questa selezione di opere, che sono state scelte non a caso di periodo e di soggetto diverso, l'idea di questo percorso era di invitarvi ad abbandonare le generalizzazioni e i luoghi comuni sull'arte greca classica, quindi di avvicinarvi all'arte greca. In particolare oggi ci siamo occupati della scultura, prima di tutto osservando, guardando, cercando di capire quello che si percepisce, e pensando che dietro a una scultura di arte antica, come dietro a un'opera di arte contemporanea, noi siamo abituati a pensare all'arte contemporanea come arte che deve essere interpretata. Non facciamo lo stesso con l'arte classica, invece è la stessa cosa. E in particolare, seguendo i temi della bellezza eroica e scandalosa, spero che vi rimarranno alcuni spunti per riflettere, e queste domande poi vi saranno anche passate da Valentina, dopo ve le ricorderà. Sono degli spunti su cui potete riflettere. Intanto, la funzione della bellezza nell'arte greca. Come la si rappresenta e perché? Cosa fa scandalo e perché? E alla fine quello che mi auguro è che potrà capitarvi di chiedervi se la nostra idea di bellezza non è poi così diversa da quella antica, e se forse ancora oggi, troppo spesso, non ci scandalizziamo effettivamente per niente. E con questo spero in tempo, se Antonella mi rimette... Eccoci, spero in tempo. Che ore sono? Direi che siamo stati perfetti. Sì, siamo in tempissimi, Chiara. Tra l'altro non so, ci sono domande, ragazzi? Sì, c'era una domanda intanto di Mattia Martini che chiedeva: che fine hanno fatto gli originali delle opere in marmo mostrate?
Sapevo già che le opere in bronzo erano state fuse per ottenere armi, ma quelle in marmo? Bella domanda, come si dice sempre, veramente bella domanda, nel senso che il problema della conservazione delle opere antiche, in particolare di quelle greche, che sono quelle che hanno subito più, ovviamente essendo più antiche, hanno subito anche più, diciamo, più vicissitudini, è che molte degli originali non si sono conservati, né quelli in bronzo, quelli in metallo, perché effettivamente, come dice giustamente il vostro compagno, spesso sono state riutilizzate, sono state fuse, ma lo stesso avveniva per il marmo. Per le opere in marmo, da un certo punto in poi, ma anche in tempi moderni, guardate, non solo in fasi antiche, perché tante opere in marmo sono andate distrutte anche, non lo so, nel 5, nel 600. Considerate per esempio che nello stato della Chiesa, in quel periodo, 1500-1600, c'erano delle leggi sulla protezione di quelli che noi oggi chiameremmo beni culturali, che erano molto ferree, cercavano di tutelare le opere archeologiche, i resti archeologici, quindi sia le statue che anche gli edifici, eccetera, perché abitualmente da un lato venivano commerciate, ma dall'altro lato venivano smembrate o distrutte per ricavarne delle materie prime. In un momento, nei momenti in cui in passato era difficile ottenere delle materie prime nel modo canonico, quindi non lo so, prendendo le cave, andando in una cava, eccetera, eccetera, si preferiva, senza avere alcun rispetto per le opere di arte antica e per i monumenti antichi, si preferiva distruggerli e usare quelli. Quindi molti sono andati persi e per questo motivo il problema è che molto spesso noi di queste opere abbiamo magari delle copie, però tante volte io vi ho messo due veneri una accanto all'altra, non a caso, perché tante volte le copie sono una diversa dall'altra, e questo era normale perché chi faceva la copia qualche volta la rifaceva identica all'originale, ma di norma in realtà c'erano sempre delle varianti che dipendevano un po' dal periodo in cui si faceva, perché rifare una statua del VI secolo a.C. nel secondo d.C. implicava il fatto che ci fosse proprio una concezione diversa, una capacità diversa, ma anche modi diversi. Per esempio, spesso le copie della stessa statua hanno pettinature diverse, perché era la pettinatura che andava magari di moda in quel periodo particolare in cui veniva copiata. Oppure tante volte non sono integre, e quando non sono integre è difficile, e ci sono proprio tutti, si fanno studi molto approfonditi proprio per cercare di capire come potessero essere. Quindi niente, questo che succedeva. Poi c'è un'altra domanda. Allora, Martina Carrani chiede: i romani facevano solo copie in marmo o anche in bronzo? Allora, facevano anche copie in bronzo, in metallo, però naturalmente le copie in marmo erano più diffuse perché era meno costoso. Semplicemente fare una copia in marmo costava di meno, e questo è il motivo per cui noi abbiamo più copie in marmo, vero, ecco, anche poi quelle in bronzo venivano fuse, però tendenzialmente era più facile riprodurre qualcosa in marmo, era meno costoso, anche perché mentre nel mondo greco normalmente, almeno quasi tutto quello che vi ho mostrato finora, patechiuro e core, che come vi ho detto o statue simili, potevano essere delle offerte votive o delle o stare a indicare le tombe, poi tendenzialmente c'erano moltissimi monumenti pubblici, quindi erano le città che finanziavano le statue, i monumenti, che fossero in marmo, in bronzo, eccetera. Nel mondo romano, dal periodo imperiale soprattutto, inizia proprio una moda, c'è una ricchezza tale diffusa nella società per cui anche dei privati, personaggi privati, facevano copie di statue greche per dimostrare di essere colti, quindi di conoscere l'arte greca, facevano delle statue greche a proprio uso e consumo per esporle nelle proprie abitazioni. Noi abbiamo tanti esempi di questi, in proposito, il più famoso, uno dei più interessanti, è quello della villa di papiri a Ercolano, perché all'interno di questa villa, una villa immensa, veramente immensa, sono state ritrovate, se non ricordo male, 88 statue, alcune in marmo, alcune in bronzo, e molte di queste erano proprio delle copie
di statue greche molto più antiche, e, mentre in alcuni casi erano delle statue differenti, insomma, originali, cioè concepite nel periodo romano, però molte erano delle copie di statue greche, quindi voleva dire che il proprietario di questa villa, che non era un imperatore, non sappiamo nemmeno di preciso chi fosse, ma insomma era una persona molto ricca e colta, aveva avuto la possibilità di spendere tutti quei soldi non solo per la villa, ma anche proprio per abbellirla con tutte queste statue. Ok, quindi Chiara, insomma, considerando un po' il concetto di copia, se ho capito bene, è un po', ha un po' un senso allargato, di fatto poi gli artisti mettevano sempre una componente personale, giusto? Okay. Sì, questa è una cosa importante. Qualche volta venivano copiate in modo identico, però tendenzialmente. Questo ve ne accorgete bene, per esempio, se siete stati o se avrete la possibilità di andare a Roma a visitare il Museo di Palazzo Massimo, all'interno del quale sono esposti uno accanto all'altro due copie del Discobolo, perché anche il Discobolo originale non ce l'abbiamo, abbiamo diverse copie, due delle migliori sono quelle esposte a Palazzo Massimo, le hanno messe vicine e da lontano, quando si entra nella sala, non a caso sono messe in fondo, dall'idea che siano uguali, perché si vede la forma, si vede la figura, poi ci si avvicina e ci si rende conto di quanto siano differenti. E c'era anche un'altra domanda, prof. Caterina Duodero diceva, nella Gipsoteca c'è o sarà fatto un percorso in particolare sui miti? Allora, noi in passato, prima che ci fosse questa chiusura a causa del Covid, avevamo un'offerta educativa per le scuole anche superiori con temi vari. Non ce n'era uno in particolare sui miti, ce n'era uno forse più vicino a, perché comunque li faccio io, quindi per questo li conosco bene, e il più vicino a quello di cui abbiamo parlato era un percorso che si chiamava Arte Antica, Emozioni Contemporanee. Lì non si parlava solo della bellezza, ma si parlava proprio di arte ed emozione, e anche in alcuni casi di miti. Per esempio, vi ho mostrato, senza citarla, la statua di Laoconte. In quel percorso si parla di Laoconte. Ciò non toglie che normalmente, se i docenti hanno particolari esigenze e ci chiedono di fare dei percorsi studiati su misura, e io lo faccio sempre volentieri perché è divertente. E se per caso anche voi, come indipendentemente dalla scuola, quando riaprirà tutto e si potranno finalmente visitare anche i musei, se volete organizzarvi per venire qui in Gipsoteca a fare una visita insieme a me, volete a Stefano, insomma ognuno di noi per quello che gli compete, benissimo, non dovete fare altro che scrivere al sistema museale, ce lo dite, magari vi raggruppate, e se avete particolari curiosità mi potete dire, ci piacerebbe visitare la Gipsoteca con un percorso, che ne so, sui miti, e io così mi preparo qualcosa apposta per voi, molto volentieri. Bene, allora, dunque, allora, Chiara, c'è un video che vogliamo mostrare, oppure magari prima facciamo presente nuovamente, diciamo, un po' la traccia che vogliamo dare ai ragazzi? Ok, allora, i video che dovevamo mostrare io e Stefano, guardo Stefano che è laggiù un po' lontano, li abbiamo mostrati tutti e due, giusto? Okay. Quindi noi non abbiamo altro da mostrare. Se vuoi, Valentina, quindi puoi tranquillamente far vedere la traccia ai ragazzi. Ok, allora diciamo alla regia magari di mandare le domande. Ok. Qual è la funzione della bellezza nell'arte greca? Come la si rappresenta e perché? Cosa fa scandalo e perché? Quindi insomma, per chi volesse, ragazzi, si possono approfondire questi punti che ci ha suggerito la dottoressa Tarantino. Tra l'altro mi dicono dalla regia che c'è un ragazzo che chiede la traccia del marzo del Museo della Grafica. Allora approfitto un secondo. Un viaggio negli archivi museali
nella dei disegni e delle stampe, un percorso tra le tecniche dell'incisione, uno sguardo alle attività del Museo della Grafica, fra esposizione e dietro le quinte. Bene, allora, io direi, se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui. Io ti ringrazio tanto, Chiara. Ringrazio voi, c'è anche Stefano, mi sposto un attimo io così. Aspettate, giro la telecamera e vi faccio vedere Stefano, credo di riuscire, eccolo là. Ciao. Perfetto, ciao Stefano e grazie. E speriamo insomma che ci siano altre occasioni per riparlare. Certo. Insomma, se avete bisogno, noi siamo sempre disponibili, molto volentieri. Certo. Bene ragazzi, allora io saluto tutti quanti a questo punto, ringrazio anche Damiano, Sara e Tommaso e ci vediamo domani con lo studio delle mummie tra archeologia, antropologia e paleopatologia. In questo caso l'approfondimento verrà fornito dal Museo di Anatomia Patologica e dal dottor Fornaciari. Arrivederci a tutti quanti e grazie davvero. Ciao a tutti. Ciao. Buon pomeriggio.